Siamo qui alla Sala Margherita per la presentazione del libro Costi quel che costi. Sì, siamo qui, io ringrazio tutti, ringrazio RT per la presenza. Sto presentando questo mio romanzo storico che parla della resistenza, perché riteniamo che anche oggi ci sia qualche cosa a cui resistere. Ringrazio i Lions, il club era la Cinia nello specifico, del quale sono onorato di far parte, per la presenza numerosa. E, collegandomi proprio al titolo del libro, colgo l'occasione per esprimere la mia personale solidarietà a quello che sta avvenendo in questo momento a Crotone, cioè all'Abramo Customer Care, per via del bel Natale che Tim sta concedendo a 90 famiglie qui e 500 famiglie calabresi in tutto. Lei ha ricevuto il premio letterario internazionale Montefiore per questo libro? Sì, c'è stata una selezione previa a una candidatura, pare che siano arrivati 2500 manoscritti e uno dei premi che era in lizza per questa cosa è stato assegnato a questo romanzo. Ne vado orgoglioso perché significa che ha attecchito su una giuria di persone importanti. Con molto piacere noi partecipiamo a questo evento di carattere culturale, dove un romanzo scritto da un nostro socio è stato scelto tra i 2500 scritti che fanno parte della biblioteca ufficiale del premio Don Torieschi. E si tratta di un romanzo che parla di una ragazza coraggiosa di 15 anni che sceglie di aiutare i partigiani facendo la staffetta, con lo scopo nobile di salvare vite umane. E quindi dobbiamo essere molto grati a tanti ragazzi, quindicenni, ventenni, che con la loro morte ci hanno dato la libertà e il piacere di vivere in un Stato libero, diciamo governato da una carta costituzionale che ci invidiano in tutto il mondo. Quindi grazie anche a loro, e noi con questo spirito vogliamo ricordare la resistenza tramite questo libro.